Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche e Redobagno. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Buonasera amici di Globus Television, sono le 20 puntualissimi come sempre, Calcionate Flash, il nuovo format che abbiamo introdotto da quest'estate, come abbiamo un po' migliorato l'orario, l'abbiamo portato alle 20 dalle 15, Vincenzo La Corte come sempre, oggi in compagnia del direttore Enzo Stroscio. Non sono salvo io stasera? Non sei salvo? Nel senso che sei condannato. Salutiamo Salvo che ha avuto un attimo un disguido familiare, ma noi siamo qua sempre. E adesso andiamo a vedere perché siamo qua sempre. Perché siamo qua, con le grafiche. Grazie alla regia che ci supporta rispondendo alle nostre chiamate. La nostra prima chiamata, chiaramente la classica videata su dove ci potete venire a guardare, quindi canali 15 e 18 del digitale terrestre, frequenze siciliane, poi il canale 268 della stessa tecnologia nazionale, canali nazionali, il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, il social per eccellenza, quindi Facebook con Calcionati Commenti Casa Rossazzurra, la pagina che ci ospita, Local TV e Cyber TV che sono le ultime arrivate in casa Globus, con la possibilità per i nostri fratelli rossazzurri che vivono all'estero di guardarci comodamente, e Globus Network Italia, l'app che potete scaricare per godere di tutta la programmazione del network. E c'è il numero WhatsApp? Il numero WhatsApp, chiaramente non lo dimentichiamo, la regia lo metterà in sottofondo, chiaramente, eccolo qui, 340 051 12 86, quindi scriveteci. Abbiamo tante informazioni, tante cose da dare. Però la cosa più bella è che già c'è il nuovo cuscino, eccolo. Con la maglia inquadrato proprio centrale, con la maglia rossazzurra vicino, ovviamente il cuscino di Jego Motor. A questo punto qua si sa che è il cuscino messo a disposizione dei fratelli Jego, a questo punto è ancora più prezioso, perché perché diventa unico, come è unico questa bellezza che tutti qua, quando vengono qua tutti toccano, no? Quindi, e porta fortuna, a me viene stinio perché di solito sono al tuo posto, certo, e oggi lo stai toccando, tocchiamo tutti. Questo, ma c'è anche il nostro tino sotto che poi la regia può inquadrare quando vuole, che porta fortuna ovviamente, con tutti i nostri quiz, le cose eccetera. Stavo dicendo, per quanto riguarda il casco, ricordatevi che non è vincolato a programma alcuno, cercate di indovinare la posizione del Catania, sempre, ogni giorno, di notte, del di mattina, Catania, quando volete, fino a una data che fino alla allungato. Sedicesima di ritorno, sì. No? Abbiamo stabilito quindi a tre giornate dalla fine. Noi abbiamo fatto campionato. Un pronostico tra le prime tre. Direi che ci possiamo stare quest'anno, dai. Anche dal lo meritiamo. Qualcosa lo meritiamo di noi, lo merita Toscano, allora, lo merita Faggiano. Vediamo le prime notizie. Domani anzitutto c'è la conferenza stampa di Toscano alle 12:45. Mentre la volta scorsa ne avevamo goduto in anticipo perché c'era la partita di sabato, domani conferenza regolare. A proposito di queste partite, è uscito il nuovo calendario fino a tutto fine d'anno. Fino addirittura alla seconda di ritorno. Quindi il 5 gennaio del 2025. Con delle date e degli orari ovviamente incredibile, sempre più fastidioso, in colpo alle 3, in colpo alle 5, insomma, siamo ormai vincolati a quelli che sono gli accordi di Lega con Sky, con l'emittente televisivo di turno. Diciamo, che Sky, ovviamente. In questo momento Sky e quindi le partite saranno in orari chiaramente un po' curiosi, un po' strani, e questo chiaramente, Enzo, diventa una grossa zavorra per chi deve programmare un lavoro. È un grande impegno per noi. Vediamo. Chi deve organizzare una partita deve organizzare all'ultimo giorno pernottamenti. Andremo in chiesa alla Madonna di Ognina. Intanto io penso che la regia ci fa sedere ora tra andiamo poco. Andiamo da Gaetano che lui risolve i problemi. Sì, secondo me ora tra poco ci troveremo in mezzo al campo del Giuliano. Sicuramente ci troveremo seduti sul prato sintetico, no, del Giuliano, allora, che è un sintetico. Del Giuliano che adesso andiamo a vederlo quando la regia ce lo fa vedere, perché c'è un motivo ben preciso. Perché faremo vedere il caso, la cabala, lo sport vuole anche che ci siano delle situazioni
come dire, particolari. Delle ricorrenze. Vuole che il Giuliano ha incontrato l'Audace Cerignola la volta scorsa. Nel quarto turno. E sono le due squadre, ecco, noi siamo in mezzo al campo. E te l'avevo detto che ora ci facevano questa sorpresa. Allora dobbiamo farci una passeggiata. Vediamo veramente questo sintetico di che qualità è. È un sintetico che è meglio di quello nostro, ovviamente. Stavo dicendo perché si sono scontrate due squadre che noi andremo a, come dire, a toccare, ad affrontare col domenica e mercoledì, quindi sia il Giuliano col G come e non Giuliano, poco sopra Napoli, praticamente sopra Napoli. E poi a Catania lo scontro veramente importante dopo quello che abbiamo fatto la volta scorsa, uno scontro diciamo importante con la Z di Cerno. Andiamo alla prima in classifica, no? Quindi infatti, l'Audace Cerignola, che col Benevento sono i leader in questo momento. Ecco, esatto, qua la partita. Prima segna, credo, il Giuliano, se non sbaglio. Vanno in vantaggio. E poi subito c'è il pareggio del Cerignola, che giocava in casa, ovviamente. Poi c'è perfetto, è il Cerignola che giocava in casa. Sì. Il Giuliano era passato in vantaggio e poi l'altra papera del portiere con il terzo gol. Un bel 3-1 che non lascia 3-1 che ci fa dire a noi che insomma noi dobbiamo usare gli attributi. Toscano deve scendere la migliore formazione prima per battere Giuliano e poi per fare una bella partita in casa dove ritorneranno i 19.000 e più. Eh sì, io direi che sarà una bella costante quest'anno, sicuramente. Sì, amici dei nostri, con le coreografie bellissime che noi abbiamo mandato in diretta sia della tribuna della curva nord che della curva sud. Sì. E quindi ci contraddistinguiamo sempre, c'è poco da fare. Come ci riconosce tutta la nazione, perché ovviamente nelle critiche poi nazionali, oltre diciamo al risultato a reti bianche, a occhiali dello 0-0, poi c'è alla fine la buona valenza della squadra del Catania e soprattutto la meraviglia di un pubblico veramente invidiato da tutti, soprattutto dalla Serie B. Arriveremo. Aspettateci che arriveremo. E anche dal commentatore stesso degli highlights Sky, che non fa sempre che iniziare con un omaggio al pubblico del Massimino. Quindi ogni suo commento sugli highlights del Catania per noi è importante, parte da questo. Anche perché tra l'altro la partita di Giuliano andranno almeno 500 sicuri e poi qualcun altro magari che della zona si... Questa era la riserva data di posti. Di posti che sono stati tutti venduti. Per i soliti motivi, diciamo, di sicurezza. Ma ormai poi ci sarà sempre qualche altro che andrà nelle tribune normali. Non avendo motivi di, come dire, di residenza. Io penso che... Si scolerà là nella tribuna coperta, sicuramente. Che almeno un 600 persone... saranno a tifare rosso-azzurro. Chiaro. E speriamo che sia una partita all'altezza. Potrebbero arrivare anche molti napoletani. Sì, perché infatti, è chiaro che col gemellaggio sincero poi, e affettuoso. Non dimentichiamo che il Giuliano è stato allenato da un nostro ex, che è il mister Giovanni Ferraro, sicuramente. Quindi ci sarà suo fratello col pesce. È stato lui a portarlo dalla Serie D alla Serie C. E ora, dopo tre stagioni, si è consolidato il Giuliano. Anno dopo anno, un bel piatto di pesce di suo fratello, penso ce lo meritiamo, no? E se sarà lì sul campo, non so adesso, infatti. Se sarà sul campo, penseremo o proveremo magari di se può parlare, se non è tesserato, ovviamente, come sapete, i tesserati devono avere l'autorizzazione a poter parlare. Infatti, assolutamente, in ogni campo. Ma penso che un augurio lo può fare a chi vinca. Parole moderate si possono sempre dire. Io direi di cominciare con il percorso delle due squadre. Abbiamo una grafica che parla del percorso tanto del Catania, il buon Salvo Ferrigno, come al solito si sbraccia per noi, ci fa compagnia, è vero? Allora, vediamo di che vediamo un qualcosa. Pochettino di cosa si parla. Cominciamo col Giuliano sul lato sinistro del tabellone, no? Quattro gare come noi, quella in sospeso è la quinta che ci vede incrociare
le armi, quindi il Catania, scusate, il Giuliano ha cominciato con una vittoria sul Taranto, su questo Taranto che oggi è stato deferito sia come società che come amministratori per via di non avere pagato entro il primo agosto gli stipendi di giugno di tanti giocatori. E qui è la prima stranezza. E questa è la prima dell'anno. Dell'anno, cioè, quindi il Taranto è stato colpito, sì. Ci aspettavamo qualcosa che... Forse vanno in ordine cronologico, perché questo si riguarda al primo di agosto, scadenza del primo di agosto. Ora si andrà oltre. Speriamo di no. Speriamo che tutto quello che è stato detto non si avveri poi. Quindi Giuliano Taranto 1-0, Avellino Giuliano 1-1, risultato sorprendente perché da Avellino ovviamente non ci si attendeva. Ma anche ad Avellino hanno un po' di problemi. Esatto, ma anche ad Avellino sappiamo dei problemi. Che succede? Giuliano poi, Cavese, la Cavese, un derby, chiaramente un derbissimo Giuliano Cavese come quello di prima, Avellino Giuliano, non si va oltre lo 0-0. Hanno fatto pace. Esatto, qui la partita determinante, che quella visto che prima, abbiamo sì, visto, sì. Quindi Audace Cerignola 3, Giuliano 1, allora, per cui il percorso del Catania invece del Catania è molto più semplice, col sì. Sorrento il primo pareggio contro una squadra ostica, storicamente ostica per il Catania, molto pericolosa. Molto pericolosa, il Benevento che adesso è secondo in classifica, l'abbiamo battuto 1-0. Sì. Bellissima partita a Biella con le BL di alla Juventus 3-1, e poi la partita a reti bianche, diciamo, sì, molto strana, una partita che poteva essere vinta dalle due squadre. Che si poteva sbloccare tranquillamente. Si poteva sbloccare, il Catania recrimina qualcosa di più, perché al palo in esterno del Picerno ci sono due azioni clamorose, sì, tra cui quella di Guglielmotti. Oltre qualche rigore, diciamo, qua e là. E quel pianto sul rigore non dato, ma non dato. Ovviamente sappiamo che le terne arbitrali sono quelle che sono, quindi, come dicevano i Rocks, noi dobbiamo vivere dei risultati, quindi quando si fanno, sì, il gol, poi l'arbitro può fare quello che vuole. 0-0, diceva il barone Lildholm, è il risultato perfetto. Vuol dire, sì, che nessuno, vuol dire che ci sono due difese eccellenti, esatto, e non si sono fatte male l'un l'altro. Esatto, esatto. Io soprassederei su tutto il resto, sì, perché sono i gol fatti, subiti, diciamo. Allora, l'arbitro, Ghegge, infatti. Poi ma sicuramente potremmo andare sulle formazioni. Vediamo un attimino. Ecco, per esempio, oggi siamo orfani delle rivelazioni del mister Toscano, perché la settimana scorsa. Sui nostri feriti. La settimana scorsa ci ha detto che sarebbe stato il centravanti e poi puntualmente abbiamo verificato. Questo è la formazione probabile del Giuliano, con Barossi, Lavardera, Caldore, Sorcia e Valdesi. Poi un altro omonimo, il De Rosa. Il nostro purtroppo non ci sarà probabilmente. Esatto, Maselli, Giorgione, Padula, Miambè, che è quello che abbiamo visto che ha fatto quel gol lì, sì, e a destra Ciufferi o Ciufferi, non so, ma potrebbe essere Ciufferi come il nostro Carpani, no? Con la Carpani, sì, poi facciamo l'indovinello. Con Ciufferi sarebbe stato facile, insomma, no? Una formazione, bastava mettere Elvis Presley col suo ciuffo. Una formazione che chiaramente, insomma, deve essere frenata, perché su 4-3-3 è sì, una squadra, diciamo, che lavora molto sulle fasce, sì, laterali. Sì, sì. E vediamo quello che potrebbe essere. Lavoro sicuramente per Guglielmotti e Anastasio, sì, no? Certo. Sì, sì, sì. Vediamo cosa farà, ovviamente, questa è una previsione. Ritorna Gerardi e si riprende il posto, che tutto sommato, insomma, ha ben, come dire, visto Quaini nelle sue... Sì, perché Quaini ha avuto due vesti, quella di... Bel giocatore Quaini, veramente. Sì, ti ricordi che noi l'anno scorso, io in prima persona, ho sempre criticato Quaini perché giocava... Non lo trovavamo in campo. Non lo trovavamo in campo, era sbandato, perdeva palle, non seguiva i compagni, faceva degli errori, qualcuno l'abbiamo anche pagato. Sì. Quest'anno lui e Sturaro ci hanno veramente meravigliato. Sturaro per la ripresa fisica, perché se un giocatore fisicamente sta bene non perde tante le palle, cioè perché riesce a tenerle e non farsi superare dai ragazzi giovani, ovviamente, che Sturaro ha una certa età, che sono schierati. Quaini invece è stata una rivelazione, che ha dato un forte in difesa, e poi quando è stato spostato in avanti
con la fuoriuscita, diciamo, di De Rose. Di De Rose ha coperto lui il buco. De Rose ovviamente non è in per motivi precauzionali, esatto, era stato fatto uscire, non è messo nella scaletta. Quando pare non essendoci. Allora, ritengo ti volevo dire una cosa. I due, prima che sì, chiudiamo la formazione, sì. Sì, di Luperini e Lunetta, che per me sono la vera forza del mamma Catania. Mamma mia. Perché sono dei giocatori che vanno avanti, vanno indietro, recuperano una marea di palle. E molto tecnici. E quando sono davanti, se hanno la forza e il coraggio. La zampata giusta. La zampata giusta sanno cosa fare. Quindi, infatti, sia Lunetta che Luperini sono due pedine in questo momento qua importanti. Infatti. Quello che è l'asse centrale del 3-4-2-1 di mister Toscano è la presenza di Inglese e di Stoppa. È lì che dobbiamo trovare quel quid. Il discorso è questo: Inglese deve giocare nella fase in aria, non deve superare i 20 metri dalla linea di porta, perché appena ritorna indietro Inglese comincia poi a dare il numero, non riesce a tenere palla, non fa salire la squadra. E gli tolgono spesso la palla perché lo chiudono in due, quindi lui soffre questo, cosa che non ha fatto Stoppa, perché Stoppa, essendo più giovane e più veloce, ovviamente avendo più gamba, perché Inglese ancora non è preparato se non al 60%, diciamo così. Chiaro. Inglese è un uomo d'area, non si discute. Chiaro. Stoppa invece riesce altri movimenti, con altri movimenti a essere più veloce. Se per esempio il Catania giocasse con 4-3-3, i tre in avanti, Luperini, Stoppa e Lunetta, potrebbero essere importanti. In questa formazione abbiamo messo tutte e due, come abbiamo anche inserito Turi, è stato molto bravo a mettere Jimenez, perché Jimenez, sì, perché se ne parla tanto, deve fare movimentazione importante, come l'altra figura importante è quella di Verna, perché Verna deve perlomeno ha dato buoni segni e deve giocare. Durante la preparazione era l'alter ego di Sturaro, cioè entrava deve fare minutaggio, perché quindi vedremo che cosa schiererà il nostro Domenico Toscano. Indiscusso portiere Beders, che chiaramente è un ragazzo nostro e quindi si sta riprendendo quello che gli è stato tolto l'anno scorso, perché l'anno scorso era il titolare, si ha avuto quell'infortunio che chiaramente lo ha un po'. Quest'anno era partito nei ranghi, era partito come secondo, come riserva, perché Toscano aveva detto chiaramente che il primo sarebbe stato Adamonizio. Allora, l'arbitro è Mastro Domenico, con Cadirola e Fedele, i due laterali assistente di Milano e di Lecce, e quarto uomo Ferruzzi. Ferruzzi di Albano Laziale. Perfetto. Noi non possiamo utilizzare Popovic perché è ancora infortunato, e Di Tacchio sappiamo che è stato operato. Purtroppo. Quindi noi fino credo a Natale possiamo solo sperare di un recupero quanto più veloce possibile, compatibilmente col fatto del rientro in campo. Certo. Un conto è il recupero psicofisico, un conto e il rientro in campo. Per Popovic si parla già di riatletizzazione, quindi vuol dire che pian piano sta facendo i passi. Invece, cosa mi volevi dire sui nuovi forse? No, sui vecchi invece, Sturaro, Quaini, Beters e Castellini, cioè sono quattro rinnovi di contratti su cui praticamente Fagiano e Toscano, perché ha collaborato ovviamente, non hanno sbagliato un colpo. Praticamente sono quattro pedine inamovibili dei titolari. C'è il rientro in campo di Fagiano, no? Dopo la tirata d'orecchie. Perché era stato a Biella. E ricordiamoci che Toscano ha due ammonizioni, no? Quindi vediamo un attimino il quadro della domenica. Benissimo. O meglio no, il quadro del spezzatino che comincia. Il quadro che come oggi comincia stasera, oggi addirittura, no? Sì. Comincia oggi stasera con Messina alle 20:45, in campo. Sì. Messina-Casertana è la prima partita a inaugurare questa lunga quinta giornata. Altrettanto oggi, sempre alle 20:45, Sorrento-Turris. Sono due risultati particolari, Sorrento non dovrebbe avere problemi, Messina e Casertana se la giocano. Sì, perché siamo là con là come... La Casertana non è il miracolo dello scorso anno, sì, Ti ricordi che forza Mamma importante. Mia, veramente. Veramente è stata la sorpresa assoluta. Sabato, Avellino-Latina, Avellino che deve capire cosa vuole fare da grande, no? Perché sennò veramente perde ogni treno. Spero che il mio amico Luca Norcia ci dà qualche risultato migliore, perché sta squadra sta andando male.
E poi abbiamo un Cavese Monopoli, no? Cavese Monopoli che chiaramente... Questo è importante perché il Monopoli sarà la terza squadra che incontreremo a brevissima subito scadenza. Dopo, subito dopo, scadenza. Infatti, assolutamente. Taranto-Altamura, altra partita... La vicino. Partita pugliese, praticamente. La vicino, no? sono derbissimo. Derbissimo. L'Altamura è stato... promosso ancora zero, ancora zero in classifica, nemmeno un punto, nemmeno un pareggio. E poi abbiamo Trapani Juventus Next Gen, quindi sempre sabato, sempre alle 20:40. E là vediamo chi grida di più. Sì, assolutamente sì. Vediamo un po' cosa dice il presidente. Poi si va a domenica. Domenica iniziamo alle 20:45 con Giuliano Catania. Quindi alle 20:45? 20:45. Non era alle 18, scusa. È 18:30, sì, 18:30, certo. No. Difatti andiamo in onda alle 18. 18:30, scusate. C'è un errore nella... ma non è difficile con tutto questo, cioè qua gli occhi veramente saltano. Sì, Giuliano, certo. Catania, ore 18:30, domenica 15 settembre. Audaci Cerignola, Potenza alle 20:45. Questa sarà una bella partita. AZ Bicerno Crotone alle 20:45. Un'altra partita dai vertici. E un'altra partita importante, Benevento Foggia alle 20:30. Che sarà lunedì. Quindi chiude. Purtroppo noi non potremo sapere il risultato perché la nostra trasmissione chiude poco prima. Quindi lunedì a Calcionate ne parleremo, ma non sapremo come andrà a finire. Certo. E vediamo, mentre che ho gli occhi sul computer, Lorenzo Russo, buonasera. Sapete dirmi se Sturaro sarà diffidato per la partita di Giuliano? No, che mi risulti non ci sono diffide. No. No, no, no. No, 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 come ammonizioni siamo ancora molto, molto giù, nessuno è in zona di allerta, assolutamente tranquillo, caro Lorenzo. E allora... cioè, dobbiamo recuperare un messaggio? Abbiamo un messaggio importantissimo, no, ci scusiamo, perché ci scusiamo con i nostri amici. Nella partita scorsa abbiamo avuto... con quella presenza. Lunedì sera, con la presenza di Damiano Morra, abbiamo avuto una veramente valanga. Una valanga di messaggi. Per cui noi, da tutte le postazioni, abbiamo avuto veramente difficoltà a poterle leggere tutto in seguito. Sabina stessa, man mano che leggeva uno, ne scorrevano 5-6, e voi sapete come funziona purtroppo la chat, sono messaggi che si inseguono, poi sì, salendo viene difficile recuperare. Ne abbiamo perso una perché l'avevamo sentito nel pomeriggio qui in studio con la presenza di Damiano Morra, che ci aveva chiamato e aveva parlato anche con Nino. Tra l'altro c'era Nino Leonardi qua. Nino Leonardi, abbiamo parlato con lui che ci avrebbe visto. E parliamo proprio di Lino De Petrillo, proprio infatti, il grande nostro, grande mister. Mister nostro, certo. Che diceva, salutando Ninuzzo e Damiano, sono qui a vedervi, un abbraccione. E tanti amici che poi rispondevano a Lino De Petrillo, per cui certo. Con Lino ovviamente che fa parte... si è innescato un giro di dialogo incredibile. Sì, con Lino che fa parte del nostro storia, DNA storia, ovviamente, certo, che certo. Chiameremo in corso di qualche altra trasmissione. Sì. Lo mandiamo a salutare e gli diamo un abbraccione enorme, come li abbiamo dato sempre, sia con Damiano Morra che con Nino Leonardi. Chiaramente Nino me lo faceva ricordare che Lino De Petrillo è stato un momento particolare del Catania Calcio. Sì, 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 sì. Anche, ce ne ha parlato anche lo stesso Antonio 64 sì. Lunedì su WhatsApp, certo, di un messaggio giusto. Che abbiamo letto, ne ha parlato anche lui. Anzi, lo rileggo con piacere perché è un messaggio importante. Antonio 64 lunedì ci ha detto che, ricordiamo che quel tridente Borghi, Morra, Marco Piga, perché si è parlato anche di Piga, famosa promozione all'ottava giornata, subentra De Petrillo e Marco Piga sbanca Siracusa con il sorpasso alla capolista. Poi lo stesso Marco Piga, anni dopo, giocherà due stagioni proprio a Siracusa, senza infamia e senza lode. Un dispiacere la sua perdita, questo è stato e il messaggio. E a proposito di perdite, noi a proposito di perdite, abbiamo piangendo... è stata una settimana... Cruciale. Poi per quanto riguarda i colori rossazzurri in modo particolare, sì, perché sì. Prima è andato via Marco Piga, poi è venuto a mancare un amico nostro, perché l'abbiamo avuto ospite, amico da sempre, che è il nostro dottor Schillace, ovviamente, che è stato presente a Catania in tante forme, anzi qualche volta vi faccio vedere anche il libro che mi ha dato, mi ha omaggiato. Un siciliano illustre, lo possiamo un dire illustre, sicuramente. Cioè, Totò Schillaci è il calcio veramente giocato, i suoi occhi spiritati era il gol. No? Quando la palla ha fatto emozionare tanta gente, la palla a Schillaci, gol. Questa era la frase. Vero, vero, l'altro vero. Amico caro che è stato qui più volte, qui da noi, che abbiamo abbracciato a Globus Television, che abbiamo visto, che ci ha dato un sacco di consigli, che quando ci parlavamo lui diceva sempre, sapeva sempre
cosa dire, cosa fare, sempre non era mai parco di informazioni. Retroscena, tutti conosceva il retroscena, molto legato al nostro vecchio dirigente del Catania, che con Polverenti portava avanti. Ed era con lui al Novara, no? Sì, e che si è portato a Novara, no? Che era il nostro direttore Pietro Lo Monaco, che ha voluto sia Lorenzini che lui ha voluto al Novara. Al suo seguito, sì. E parliamo di Argurio, per cui Cristian Argurio, grande conoscitore del calcio slavo, baltico. Un abbraccio veramente, perché è stato colpito a 52 anni da un infarto fulminante. Incredibile. È stato tenuto in vita. Si è convidato, cioè non c'era nemmeno quell'1% di possibilità, sì, diciamocelo chiaro. Sì. Si sperava in un miracolo, non c'era altro da dire. Questo miracolo non è avvenuto. Non è potuto avvenire. E quindi terza perdita, diciamo, che ci riguarda in qualche qual modo. Sì, era giusto ricordarlo. Era giusto anche ricordarlo. Da parte nostra. Passata sta perché sta poi uno rimane sempre senza parole. Esatto, c'è passata sta amarezza, perché sono momenti un po' particolari. Cosa dobbiamo dire? Abbiamo parlato anche della partita che veniva dopo, quindi il sesto turno per quello infrasettimanale del mercoledì. Lo vogliamo vedere un attimino? Sì, se ce l'abbiamo. Sì, ecco, dovremmo averlo. Veloce. Eccolo qua. E allora Casertana-Taranto si comincia, anche qui c'è lo spezzatino. Vabbè. Perché si comincia da martedì e si finisce addirittura giovedì. Giovedì, sì. Quindi comincia Casertana-Taranto. L'Altamura con la Cavese. Turris-Avellino, Potenza-Trapani, Catania, Audaci-Cerignola. E questa sarà... Abbiamo detto partita. Alle 18:30 abbiamo detto questo è corretto, 20:45, quindi noi giusto. Alle 20:15 saremo già in onda. Sì, per i vostri pronostici. Crotone-Sorrento, il Foggia che incontra il Giuliano, Latina col Messina, la Juventus col Picerno e il Monopoli col Benevento. Partite molto belle e interessanti, però questo ne parleremo poi lunedì ovviamente in calcionate. Va bene, per completare diciamo che oggi lo abbiamo già anticipato, è uscito tutto il calendario fino al secondo turno di ritorno. Domani ci dirà l'allenatore chi sono i feriti, e domani ovviamente vedremo dovremmo limitarci solo a Ditacchio e a Popovic, che va riatletizzato. Sì. Poi per il resto Dzeka, Verna, dovrebbero essere tutti in scaletta, ormai tutti arruolabili, assolutamente. Ma quindi, soprattutto tutti a disposizione, devono fare minutaggio, quindi non so se l'allenatore, ovviamente che se le porterà dietro, no? Sì. Dovrebbe, non dico obbligatoriamente, ma poi bisogna vedere anche come va la gara, esatto. È chiaro, se la gara dovesse andare nei sensi buoni, potrebbe anche fargli fare minutaggio. Perfetto. Per poterli poi eventualmente riutilizzare in campo nostro assolutamente. Vabbè. Io vi ricordo che in 9 giornate, da domenica a lunedì, ci vedremo 6 volte un tour de force anche con voi. Grazie a questo turno infrasettimanale abbiamo ben 6 incontri qua dalla redazione, dallo studio. Sei incontri scontri su 9 giornate, quindi do un'ultima occhiata, ma penso che possiamo andare ai saluti ancora. Possiamo andare ai saluti sicuramente. Va bene. Abbiamo allora, 2 minuti, se c'è qualche messaggio da leggere, magari vogliamo leggerlo. No, così. Già Lorenzo Russo l'ho salutato. Salutiamo sempre tutti gli amici che ci seguono, Antonio Scuderi, tanti altri che sono sempre con noi. In questi momenti che dedichiamo alle ultimissime sul Catania, ricordiamo chi ha vinto il bonus e il cuscino di farsi sentire con la nostra redazione. Mettetevi in contatto. Quindi Max D'Amico, agli altri, non mi ricordo adesso i nomi. C'era un nome particolare, mi sfugge anche a Vabbè. Me. Un nome, Prometeo. Ecco. Infatti. Fatevi, domani si gioca di nuovo. Quindi fatevi sentire domenica, perché domenica potete riprendere giocare di nuovo, il gioco che noi facciamo. Cuscino con tanto di Gecomoto scritto sopra. Poi naturalmente il buono dei 100 euro su una spesa minima di 500, casco, no, me lo so. Non toccare, casco, sempre, cercate di indovinare sì, perché sempre. Ricordiamo che ci possono essere dei contenuti pubblicitari in questa nostra trasmissione, quindi noi li mandiamo con piacere sicuramente, ricordandoci dei nostri amici che ci procurano la gadgettistica da mettere in palio. Qualche sorpresa anche in avanti, perché la stiamo preparando, però vogliamo, ecco qui la scritta che è importante, ci sarà qualche altra sorpresa, proprio perché noi a questo punto vogliamo con voi amici e telespettatori coinvolgervi sempre più, sempre possibile, perché chiaramente i colori devono arrivare anche nelle vostre case.
meritano tutto questo. Praticamente nelle vostre case. Meritano tutto questo. Va bene, appuntamento a domenica. Vi ricordo che alle 18 saremo in linea e voi potrete sbizzarrirvi nel pronostico fino al fischio d'inizio. Da Vincenzo alla Corte è tutto. Ci sarà il nostro amico di sempre, il nostro amico, il nostro amico che copre tutta, che copre la Campania, tutta la Campania con la sua esperienza e la sua competenza, Stefano Sica, sicuramente, naturalmente diretto da Gaetano Ligreci. E quindi è tutto per stasera, appuntamento a domenica, Vincenzo La Corte e il direttore Enzo Stroscio. Buonasera a tutti. Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.